Sul caso di Alghero abbiamo delle opinioni, stiamo collaborando con l'amministrazione, con tutti i titolari di funzione, riteniamo che la qualità della progettazione poteva essere maggiore, può essere anche un'affermazione scontata, diciamo col senno di poi, siamo orientati a trovare la soluzione, la stiamo cercando. Qualche elemento di rassicurazione lo vorrei dare: dal depuratore San Marco sta uscendo acqua minerale, siamo pronti in qualunque momento a certificare con i dati i valori dell'acqua affinata che rimettiamo in natura. Poi che tutto vada bene, no, che c'è molto da fare, assolutamente sì, ma il depuratore rilascia perfettamente la norma. Sul tema della marea gialla abbiamo, tra i tanti studi citati, formulato qualche considerazione anche noi. Il fenomeno ci sembra, per il limite dei nostri studi, un fenomeno naturale, come dire, accelerato magari da processi delle comunità antropiche, quindi di quello che sta combinando l'uomo attorno allo stagno. Anche quello, diciamo, ci vede disponibili e partecipi. Il tema più dolente è quello della rete fognaria, secondo noi, e della rete fognaria e dell'infrastrutturazione cittadina. Quindi anche qua, la comunità algherese, che cosa bisogna fare? Riteniamo che la rete fognaria non sia in condizioni normali di gestibilità, bisogna degli interventi che stiamo già realizzando, chirurgici, perché bisogna considerare anche la componente economica, almeno noi la consideriamo, cioè mettere a ferro e fuoco una città e sventrarla per rifare la rete fognaria, crediamo, ammesso non concesso che ci siano dei soldi, che non si possa fare. Quindi con l'amministrazione stiamo concordando chirurgicamente gli interventi che ovviamente da settembre-ottobre subiranno un'accelerazione forte. Abbiamo numerose perplessità, lo dico solo perché sono state citate sulle basi di popolazione, perché citato, dico, non l'abbiamo presa in carico perché non le riteniamo in questo momento funzionali al sistema, e anzi, non dico pericolose, ma comunque bisogna valutare attentamente la presa in carico e l'impiego delle vasche. Siamo a disposizione per la soluzione.